Un'altra pianta che troviamo in rosetta basale a gennaio è l'Echium plantagineum, famiglia borraginacee, quindi questo è un cuginetto della borragine. Vi ho già fatto vedere come si presenta Echium vulgare in rosetta. Guardate invece com'è diverso, pur essendo lo stesso genere, l'Echium plantagineum. Allora, queste sono le foglie che sono lungamente picciolate, vedete? Picciolo, e hanno proprio questa forma lanceolata. Si vede molto bene la nervatura primaria. Dalla nervatura primaria partono tutte queste nervature secondarie che seguono l'andamento del bordo della foglia. Sono un po' le definirei acrodrome. La foglia presenta una notevole peluria, come del resto tutte le altre borraginacee. Questa è la faccia anteriore e questa è la faccia posteriore. Vi rifaccio vedere la rosetta basale. Allora, dopodiché si svilupperà lo stelo fiorale, vi farò vedere anche quando andrà in fioritura. Ovviamente, quando emette lo stelo fiorale è più visibile. Però, se lo volete mangiare, questa è quando è in questo stato, quindi quando è in questa fase, quindi in questo stadio giovanile, è decisamente più buono. Si utilizza come si utilizza la borragine, con anche tutte le accortezze della borragine, però, perché ovviamente le borraginacee contengono degli alcaloidi pirrolizidinici. Non ne contengono in eccesso, però, appunto, dato che ci sono questi alcaloidi, è sempre meglio raccogliere le borraginacee negli stadi giovanili, perché gli alcaloidi sono in misura trascurabile, e soprattutto usarli cotti. Il sapore ricorda moltissimo quello della borragine, ecco. Quindi vi deve piacere un pochettino quel sapore lì. Eccolo qua, quindi Echium plantagineum, famiglia borraginacee. Se volete approfondire, vi ricordo che ci sono, trovate Caprecavoli sul sito, sui social, e sul sito potete vedere anche le date dei nostri prossimi eventi.